Un lavoro minuzioso di ricerca e assemblaggio, frutto di una passione che perdura sempre più viva col passare degli anni. È a Piamborno, il suo paese natale, che il noto cantante camuno Michele Rodella ha allestito con impegno e massima cura nei dettagli il villaggio di Natale più grande d'Italia. Con i suoi 35 metri quadrati di spazi composti da più scenari uniti in un'atmosfera magica e suggestiva, è nei locali dell'ex supermercato nei pressi della chiesa parrocchiale che prende vita una meraviglia meccanica capace di attrarre e stupire grandi e piccini. Effettivamente è il più grande d'Italia e sono molto contento di questa cosa, perché quest'anno, grazie appunto all'amico Beppe Burlotti che mi ha dato la possibilità di crearlo proprio all'interno dei suoi spazi, dei suoi locali, e effettivamente quest'anno è molto grande rispetto a quello dell'anno scorso. Sono circa 35 metri quadri di tutti questi, di queste casette, questi edifici in movimento, e una passione che è nata circa 10 anni fa, iniziando con le prime casette, le prime collezioni, e pian piano ogni anno ho aggiunto questi pezzi, e quest'anno effettivamente ce ne sono circa 200 all'interno del villaggio. All'interno del villaggio ci sono vari mondi, io li chiamo mondi, ma sono varie collezioni, quindi si parte per esempio dalle giostrine di carnevale, poi si passa alle piste da sci, che quindi potrebbe richiamare un po' la nostra valle, poi c'è un piccolo mondo dedicato ad Harry Potter con il castello e i personaggi della saga, poi si continua, ci sono alcune piazze dedicate al periodo vittoriano, e poi, dato che siamo in tema di Natale, c'è il villaggio di Babbo Natale, quindi tutti gli elfi, il treno, il Polar Express, tutti gli edifici proprio degli elfi che lavorano, cioccolaterie, tutte queste cose, negozi di giocattoli, tutto proprio a tema Natale. È visibile tutto il giorno perché comunque rimane in vetrina. Effettivamente la sera, secondo me, è il momento più adatto in quanto è acceso, e l'orario è dalle 17 alle 19 e dalle 20 alle 22. Effettivamente mi manca anche il fatto di andare a cantare, di continuare ad essere in mezzo alla gente. Questa è un'alternativa valida, perché comunque da quando è aperto, dall'inizio dicembre, tante persone anche che mi conoscono per il fatto di cantare sono venute, hanno partecipato, sono venute a vedere il villaggio, mi hanno fatto complimenti, quindi le ho riviste volentieri. Speriamo che il 2022 sia definitivamente la svolta, si torni definitivamente alla normalità, e tornare a fare qualche serata. E per quel che mi riguarda faccio tantissimi auguri a tutti gli ascoltatori, telespettatori di Più Valli, e veramente un abbraccio di cuore a tutti, e vi invito a vedere il mio villaggio, che sarà aperto fino al 9 di gennaio.